continua la battaglia contro la violenza sulle donne, una convenzione di Istanbul e soprattutto una mozione della Lega Nord per tutelare i diritti del gentil sesso. Sì, assolutamente vero, e meno male che noi andiamo ad approvare questa ratifica di questa convenzione di Istanbul e soprattutto la nostra mozione, perché che cosa chiediamo noi con la nostra mozione? Nel senso che non basta introdurre le pene, rendere più dure le pene per chi fa questi efferati crimini verso le donne, ma bisogna farle applicare, bisogna far sì che poi non ci siano le amnistie, bisogna far sì che le pene siano certe e bisogna far sì che non si faccia lo svuota carceri, perché è una cosa per noi vergognosa, vergognosa che chi ha fatto questo genere di crimini, uno, non si sa se andrà in carcere, due, se anche ci va, poi comunque qualcuno lo libera. E sono queste cose che noi non vogliamo, e soprattutto un'altra cosa, noi vogliamo fare il cambiamento culturale che deve cambiare veramente la cultura nei confronti delle donne per la parità di genere.